Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele, sono un e-commerce manager specializzato nel dropshipping su marketplace. Come ormai sapete, se non lo sapete, ve lo dico ora. Cos'è il dropshipping su marketplace? È il dropshipping fatto su piattaforme come eBay, Amazon, Facebook, Marketplace, eccetera, eccetera. Ce ne sono tantissime. Invece del classico dropshipping su Shopify, come in Italia viene conosciuto ormai come unica fonte di dropshipping. Quindi sono qui per mostrarvi che non è l'unica modalità di dropshipping, anzi è la peggiore per come viene proposto. Ma detto questo, oggi andiamo a vedere un video che vi ho promesso qualche giorno fa su Facebook Marketplace e sui progressi. Come sapete, ho iniziato a parlare di Facebook Marketplace da qualche giorno, da un paio di settimane, portando questa novità in Italia, che nessuno ne ha mai parlato, come nessuno ha mai parlato del dropshipping su eBay o su Amazon. E vi ho promesso di farvi dei video a cadenza settimanale o più veloci in base a quando reputo di doverli fare, per tenervi aggiornati sull'andamento di Facebook Marketplace e capire se vale la pena iniziarlo, se è profittevole. Ora andiamo a vedere esattamente negli ultimi 3 giorni i miei risultati su Facebook Marketplace. Perlomeno è una settimana che ho iniziato, ma sono 3 giorni che ho iniziato a vendere, forse 2 e mezzo con il fuso orario perché vendo in America. Perché i primi giorni sono stati un attimo di settaggio per capire un attimo la situazione, come gestire, creare gli Excel, come, diciamo, racchiudere tutto l'ecosistema, perché, come vi dico sempre, se volete andare a scalare dovete creare un ecosistema alla base, dovete iniziare con le giuste strategie e iniziare con la giusta organizzazione, perché una volta che scalate e fate 120 al giorno è difficile andare a raccogliere un attimo tutta la situazione e creare un'organizzazione. Ora, ho iniziato, come vi ho detto, da 2 giorni e mezzo più o meno, e i risultati sono molto superiore alle aspettative. Per se ve lo state chiedendo, il fornitore sto utilizzando Amazon, da Amazon.com a Facebook USA, USA, quindi a tutta l'America. Andiamo a vedere un attimo la situazione. Andiamo su Facebook, sul negozio Facebook. Eccoci qua. Allora, come vedete, qua ci sono le vendite. Solo che lo schermo non si vede bene perché è messo su un server, quindi vabbè, andiamo nei tecnicismi, magari lo vediamo negli altri video, negli altri tutorial, ok? Come vedete, ho 11 articoli da spedire, 5 già spediti negli ultimi 2 giorni e mezzo, quindi tanta roba, eh? Come vedete, qua c'è tutto il profilo venditore su Facebook, che in Italia non lo trovate, quindi è inutile andare a vedere, in Italia non c'è, e mi permette di spedire con la spedizione, di inserire oggetti con i corrieri e tutta questa storia qui. Come vedete, qua ci sono i miei articoli in vendita. Qual è la situazione, ragazzi? Allora, la situazione è molto buona. Ho fatto circa 285 dollari di vendite, però ci sono molti vantaggi e molte criticità. Ok, se volete vedervi un attimo il profilo quando fa, ok? Qui sono tutti gli articoli che sono stati già spediti, perché Facebook è un po' come Amazon o come eBay ora, quindi tiene i vostri soldi e poi ve li spedisce nel conto bancario. Quindi, come vedete, qua ho i pending balance, sono i miei soldi in attesa, e poi verranno inviati nel mio conto bancario. Non sono tutte le vendite, sono quelli già confermati, perché dopo che vengono spediti, Facebook me ne mette in pending. In realtà, le vendite totali sono quasi 700 dollari. Allora, usciamo un attimo da Facebook e andiamo. Ok, andiamo qui. Avevo fatto un documento per analizzare un attimo la storia. Allora, mi tolgo io dai piedi, mi metto qua di lato. Allora, le vendite sono 286 dollari con un margine del 30%. Perché? Perché le commissioni sono zero, ragazzi. Sì, Facebook non chiede le commissioni attualmente. Questo è un vantaggio, che dire, senza i quali un marketplace da 800 milioni di acquirenti in tutto il mondo che non chiede commissioni è tanta roba, e quindi ho un margine del 30%, quindi andiamo, il guadagno netto è stato più o meno 85 dollari in 2 giorni e mezzo, ok? Poco, ma non è poco, è perché ho iniziato da ora, quindi ancora non ci sono molti annunci, e
andiamo a vedere un attimo le criticità e i vantaggi. Quali sono le criticità? Iniziamo le criticità e poi vediamo i vantaggi. Restate fino alla fine. Tra l'altro, iscrivetevi, mettete like, così resterete aggiornati, vi porterò nuovi video, perché se ovviamente non vi iscrivete e non mettete like, io non vedo il motivo per cui devo fare altri video interessanti su questi argomenti, quindi iscriviti e metti like, per favore. Allora, le criticità. La prima, la più grossa, come molti di voi anche hanno realizzato e mi chiedono sul mio gruppo Telegram segreto eBay AZ, che è accessibile solo a chi ha acquistato il corso eBay AZ, trovate su dropshippingchilometrizero.com per il dropshipping su eBay. Quindi chi già lì ne abbiamo discusso, abbiamo visto un po', perché loro sono più aggiornati anche su questo, perché vado a mettere aggiornamenti anche sul gruppo, la difficoltà di trovare Facebook con la possibilità di spedizione, perché non tutti gli account sono disponibili con la spedizione, e anche se in Italia potete vedere l'opzione spedizione, che da telefono siete, potete vederla, non è la stessa cosa, che quella vi indica che voi potete spedire, ma non ha il checkout, non ha il pagamento in piattaforma, quindi pagamento dentro Facebook, il pending balance, tutto quello che vi ho fatto vedere, non ha il corriere, il tracciamento, insomma, non ha tutta la situazione di marketplace vero e proprio come sono eBay, Amazon, eccetera. Un'altra criticità, i corrieri supportati su Facebook sono solo UPS e FedEx. Questo è un po' critico e un po' limitato. Ho trovato io una soluzione, quindi per gli articoli spediti da Amazon, che usa anche UPS e FedEx, ma non solo, ho provato una soluzione momentanea per aggirare il problema. Magari forse non vedremo un altro video dove andremo a parlare delle spedizioni su Facebook nel dettaglio. Questo è un video tanto per condividere un attimo i risultati con te e farti vedere come sta andando la situazione su Facebook. E un'altra cosa è la lentezza del caricamento prodotti, gestione ordini, che ho risolto con una VA, quindi una virtual assistant. Se non sapete cosa sono le VA, oddio ragazzi, chiunque fa attività online ha bisogno delle VA, dei VA sono assistenti virtuali che ti aiutano a distanza, solitamente ubicati in paesi dove la manodopera è più conveniente, e sono solitamente esperti in questi tipi di lavori, dropshipping digitale, ne trovate molti, quindi mi aiuta la VA a caricare i prodotti e la gestione viene fatta tramite Excel. Il caricamento prodotti è, come vi ho fatto vedere nell'altro video, qualche giorno fa, andate a vedere se ve lo siete persi, si può fare in autonomia tramite AutoDS. Ok, eccoci qua, ve lo faccio vedere. AutoDS è un software di automazione per il dropshipping su eBay, su Facebook e su Shopify, ragazzi. Questo è un account test, non è l'account che ho utilizzato, come vedete infatti è tutto a zero, c'è solo un prodotto, è un account test solo per il video. L'account che utilizzo vero e proprio è sul server che vi ho fatto vedere prima. Quindi, come vedete, tramite software AutoDS possiamo andare a caricare il prodotto quasi istantaneamente su Facebook con l'estensione, che infatti come vedete qua c'è Amazon come fornitore, Facebook come ID, come store, ok? Quindi si utilizza AutoDS per il caricamento dei prodotti, ma c'è bisogno sempre poi del lavoro manuale che viene gestito da una VA, e poi la gestione degli ordini. AutoDS al momento non gestisce ancora gli ordini, significa che se un ordine vi arriva su Facebook non viene sincronizzato con AutoDS al momento, perché non c'è un'integrazione perfetta, ma sono certo che ci sarà presto, e quindi verrà tutto più, come ogni cosa emergente, girano più soldi, ma è anche più complesso, va bene? Perché ricordatevi che quando un sistema ha tanti software, ha tante cose, vuol dire che già è abusato, quindi c'è da anni, perché ci vuole tempo per costruire determinati sistemi, determinati software. Vantaggi, ragazzi, i vantaggi, beh, che dire, le vendite sono esclusive. Considerate che c'è circa una conversione del 5%, quindi ogni 100 prodotti se ne vendono 5 al giorno, ma forse anche più alto. Non ho avuto il tempo di fare calcoli, anche perché in due giorni non si possono fare tanti calcoli. Stiamo inserendo oggetti e vedo semplicemente che più oggetti, che man mano che inseriamo oggetti arrivano sempre più vendite. Quelli ieri sera sono stati inseriti altri 100 oggetti e al momento ci sono circa 200 oggetti. Però dovete considerare che di questi 200 oggetti, 110 sono stati inseriti solo ieri sera. In America la giornata inizierà più tardi, quindi le vendite le vedremo dopo, quindi in realtà queste $300 di vendite sono su circa 80 oggetti, 80-70 oggetti, quindi hanno venduto circa 15 oggetti, quando erano 15-16 oggetti, quindi una conversione del 20% più o meno, con margini abbastanza alto e senza commissioni.
in un giorno, quindi dovremo vedere. Poi ovviamente, ragazzi, serve una scala di almeno un mese, di almeno qualche mese per capire un attimo l'andamento. Questo abbiamo iniziato da 3 giorni, a 2 giorni e mezzo, quindi l'impatto sono sicuro che andrà a migliorare, soprattutto man mano che si ottimizza il sistema. Poi più prodotti si ha, in generale ve lo dico sempre, più prodotti si hanno, più vendite si fanno, perché una cosa è avere 10 prodotti, una cosa è averne 1000, in proporzione venderai sempre di più con 1000 prodotti. Un altro vantaggio sono i margini alti e la possibilità di crescita. Cosa intendo con possibilità di crescita, ragazzi? Allora, possibilità di crescita, come vi dico sempre, ok, non mi fa allargare più di così, come vi dico sempre, ragazzi, la possibilità di crescita significa che siete in un mercato che non è ancora abusato, e immaginate di essere entrati con Amazon FBA 10 anni fa, 11 anni fa, avreste fatto i milioni, con la giusta mentalità, poi se non avete la mentalità giusta, ragazzi, non c'è marketplace che tenga, non c'è business che tenga, cioè non andate da nessuna parte senza la mentalità giusta. Quindi con i marketplace emergenti, come Facebook, come ho fatto vedere nel video precedente, ha una quantità di acquirenti pazzeschi, e soprattutto la mancanza di dropshipper, perché le barriere ancora sono abbastanza alte per entrare. Se ne volete sapere più, scrivetemi su YouTube, chiocciolapooroganization.com, o su Instagram, trovate i contatti in descrizione. Magari si può fare una chiacchierata. Quindi in questi marketplace c'è possibilità di crescere, perché prima iniziate, io non lavoro solo su Facebook, non lavoro solo su eBay, lavoro anche su Amazon e lavoro anche su altri marketplace che non posso o non voglio nominare qua pubblicamente, almeno su altri 3, ok? Magari arriveranno in futuro sul canale. Non li nomino perché non sono ancora abusati, sto facendo dei test, sto sistemando, ok? Facebook è una cosa che ho voluto portare perché è estremamente interessante per voi, vi voglio dare questo valore, ma altri marketplace li affronteremo in futuro o magari non li affronteremo mai, vediamo un attimo l'andamento. E anche perché io voglio, ragazzi, portarvi a una crescita di mentalità che, se voi mi seguite, la maggior parte di voi mi seguite è perché avete capito che c'è qualcosa che non va nel mercato italiano, nel sistema del dropshipping, che poi noi lo chiamiamo dropshipping, non ci dimentichiamo, ragazzi, stiamo parlando semplicemente di commercio. Commercio è uguale in tutte le sue forme. Il dropshipping non è una parola magica, il dropshipping non è un metodo di guadagno, il dropshipping è una forma di commercio e come tale va trattata, come tale va analizzata, come tale va organizzata, come tale va vanno affrontati degli investimenti, quindi nulla di miracoloso, nulla di magico, come certa gente in Italia vi vuole fare passare. Quindi se voi mi seguite perché avete capito che c'è qualcosa che non va nel mercato italiano, e io ve lo confermo, il mercato italiano, ragazzi, è totalmente sbarellato. Quindi faccio questi video per portarvi delle nuove mentalità, delle nuove vie di guadagno. Poi ovviamente vi consiglio sempre di fare i vostri studi, di controllare, di cercare nuovi mercati emergenti, di testare, perché alla fine è questo quello che fa un imprenditore, quello che fa un manager, quello che fa qualsiasi persona vuole far crescere un'entità o far crescere un business, deve fare le proprie ricerche, deve fare i propri percorsi. Se reputate di non avere tempo o se reputate di non riuscire a farli soli, affidatevi a qualcuno, formatevi, contattatemi, fissatevi una consulenza, fate quello che volete, anche con qualcun altro sotto vostra responsabilità, però investite, non state statici, perché il commercio online cresce del 30% l'anno e soprattutto si evolve, cambia le marketplace, nuove startup nascono e ci si evolve, ci si deve canalizzare, si devono canalizzare più canali di vendita, perché se stiamo solo su un canale di vendita, e questo vale anche per i soldi, se voi state solo su un'entrata fissa, avrete problemi prima o poi. Non importa quanto, non importa domani, o fra un anno, fra 10 anni, prima o poi avete problemi. Guardate un po' cosa è successo con la pandemia. Tutti quelli che avevano il lavoro sicuro su determinati settori, non è più tanto sicuro. Immaginate persone che lavoravano in compagnie aeree, che si sentivano sicuri, i piloti, oggi non sono più sicuri. Ci sono varie sfaccettature. Per questo è importante diversificare nella propria vita e diversificare nel proprio business. Ricordati di iscriverti, mettere like al canale, seguirmi così resti aggiornato. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, se vuoi altri video su Facebook Marketplace, perché mi interessa portarti video che ti interessano, quindi
fammi sapere la tua opinione, commentami, rispondo sempre ai commenti a tutti quanti. Ciao, ci vediamo alla prossima.